Benvenuti a questa breve unboxing e video recensione di questo Ulefone Pairs, arrivato con questa confezione da Amazon. La confezione, come vedete, è quadrata, leggermente brillantinosa, comunque elegante, come ultimamente appunto non hanno nessun tipo di sigillo questi telefoni. Ora andiamo ad aprirlo e vediamo il contenuto della confezione. Come vedete, la confezione è già un po' rovinata, la carta è arrivata un po' così, forse era stata imballata un po' male. Ecco, il telefono racchiuso in una piccola plastica. Come vedete, non c'è nessun sigillo. Ecco il telefono che andiamo a analizzare tra un minuto. Vediamo nella confezione cosa c'è compreso. Abbiamo il cavo mini USB piatto antigroviglio bianco, abbiamo le cuffie con i gommini, anch'esse con il cavo piatto antigroviglio, abbiamo il caricatore che è da 1 ampere, anche questo come vedete non è sigillato, sino con della colla piccolissima, il cavo è da 1 ampere. E abbiamo anche in questa confezione, c'era incluso anche gift chiamato come regalo, c'era dentro appunto questa cover con finestra tonda. Come vedete, questa sì è sigillata. Che è trasparente sul retro, e davanti la cover ha questa finestra tonda che e smussata in modo che sia più pratico col dito andare a toccare fino sul bordo e interagire col telefono. Regalo decisamente gradito e utile. Abbiamo inoltre la pellicola di vetro temperato. Sì, la pellicola di vetro temperato abbiamo, e nonché una pellicola classica, quelle normali, flessibili. In più abbiamo anche i panni per la pulizia. Abbiamo un manuale multilingua, c'è anche l'italiano, ma si limita proprio a brevissime descrizioni sulla sicurezza e breve manutenzione. Bene, analizziamo adesso il telefono. Ecco il telefono. Come vedete, c'è già applicata una pellicola da rimuovere con il marchio. Allora, abbiamo una scocca in metallo di solo 8 mm, molto gradevole, molto arrotondata, anche quindi abbastanza scivolosa. Sopra abbiamo il connettore jack 3,5 mm e abbiamo la porta mini USB. Sul lato destro abbiamo il tasto di sblocco, accensione e volume, mentre sotto abbiamo solo speakers e microfono. Sul lato sinistro è libero, come vedete. Veniamo ora alle specifiche. Sono solo 125 grammi, quindi è molto leggero, pur avendo la scocca in metallo. Sono 7,1 cm di larghezza e 144 mm di lunghezza, quindi 14,5 cm, 14,4 per la precisione. Il vetro è un Gorilla Glass 3 arcuato, infatti come vedete i bordi sono... Come vedete i bordi sono arrotondati, non si riesce a vedere benissimo, comunque, ecco, quindi avrete il problema che se lo appoggiate al contrario si righerebbe facilmente, quindi è buono tenere su una pellicola in questi casi, o comunque è un Gorilla Glass 3, quindi dovrebbe avere una buona resistenza. Il display è un 5 pollici IPS HD della Sharp, la CPU, il processore è un 6753 della MediaTek, octa-core, 64 bit, 1 giga 3. Ora andiamo ad aprirlo, così la cover si solleva da qua, con un po' di resistenza. La cover posteriore è in policarbonato, la batteria è da 2250 mAh. Ora andiamo a leggere i dati. Eccola, 2250 mAh. Come vedete c'è attaccata una etichetta, uno scotch, quindi quando lo riceverete, se provate ad accenderlo, non si accenderà perché prima bisogna togliere questo scotch per poterlo aprire.
Il telefono è un dual SIM, possiamo inserire quindi due micro SIM inoltre allo slot per inserire la micro SD che supporta fino a 128 mega. Ora inseriamo la batteria. La camera è da 13 megapixel con flash, 13 megapixel OmniVision, con fuoco 1.8, quindi è molto luminosa, fa dei buoni scatti anche con poca luce, mentre anteriormente abbiamo una camera da soli 5 megapixel. Abbiamo l'antenna 4G, come dicevamo, con le dual SIM. Su entrambe le SIM si può attivare il 4G, basta decidere solo una alla volta, ovviamente rimane attiva, non si possono attivare in contemporanea. Abbiamo le bande 800, 1800, 2100 e 2600 MHz. Bene, accendiamolo intanto, togliamo la pellicola. Come sensore abbiamo il sensore di gravità e abbiamo il GPS GLONASS e AGPS. La banda 4G arriva a 150 MB in download. Abbiamo Bluetooth 4.0. E il sistema operativo installato è Android Lollipop 5.1. Come vedete abbiamo l'interfaccia stock di Android 5.1, nella tendina abbiamo le solite cose, abbiamo anche la torcia, piuttosto potente direi. Adesso ovviamente il telefono è vuoto, comunque è perfettamente fluido, abbiamo il tasto home disegnato, è luminoso, non molto luminoso però. E anche i tastini laterali fisici sono illuminati, non hanno alcun disegno perché sono solo dei puntini leggermente luminosi, ma si vede quasi nulla. Comunque il tasto indietro è a destra, come di solito amano i cinesi. Abbiamo, come dicevamo, il menu, andiamo nell'impostazione a vedere le informazioni sul telefono. Appunto 5.1. Il processore, come dicevamo, è un Octa-Core MediaTek 6753 da 1 GB 3. Abbiamo ben 2 giga di RAM e abbiamo 16 giga di memoria. Vediamo quanto è la memoria disponibile del sistema. Come vedete, la memoria disponibile sono 9,94 GB in questo caso, il resto è occupato ovviamente dai file di sistema che non vengono nemmeno menzionati. Infatti, da 10,64 GB spariscono completamente gli altri 5 giga occupati dal sistema. La micro SD appunto potremo montarne fino a 1 fino a 128 giga. Possiamo abilitare le azioni, non possiamo abilitare il risveglio col doppio tap che c'era nella versione del firmware precedente, nella versione aggiornata invece l'hanno disattivato, si spera che lo rimettano la prossima volta. Con il chip MediaTek si può programmare l'accensione e lo spegnimento del telefono. Come applicazione preinstallata vedete che non c'è niente di particolare. Questo fa piacere di non trovare molti software già preinstallati che non si possono togliere. Vediamo l'audio come si sente. Come vedete l'audio delle suonerie è molto buono, vediamo anche se l'apparato multimediale è buono ugualmente. Proviamo la fotocamera. Come messa a fuoco è decisamente veloce. Ora andiamo a ingrandire questa fotografia, vediamo il caricabatteria appunto da 1 A. Come qualità diciamo che mi aspettavo un po' meglio, dato la luce, vediamo questa col flash. Questa col flash invece è decisamente buono come scatto macro, mentre qua un po' più lontano abbiamo un po' più. Comunque sono scatti molto buoni. Qua vi ho fatto flash, qua no. Proviamo con qualcosa di
colorato. Piccolo, continua a rimandarci alla galleria nel cercare di mettere a fuoco su un'altra fotografia. Se invece scattiamo, no. Nel momento in cui cerchiamo, c'è qualcosa che non quadra a livello software della fotocamera. In questo caso, cliccando sulla fotocamera ci rimanda direttamente alla galleria. Comunque, vediamo intanto lo scatto che abbiamo appena fatto. Assolutamente sfocato. Non si riesce a mettere a fuoco, proviamo a uscire e rientrare. Vediamo se il problema si è risolto. Sì, adesso nel cliccare mette a fuoco. La messa a fuoco non è così precisa come vedete. Vediamo ora. Bene, sicuramente soffre un po' di gioventù, come va, i prossimi aggiornamenti risolveranno magari qualche piccolo problema, comunque potete sempre montare un altro programma per poter scattare le fotografie che ottimizzi anche al meglio la fotocamera. Ora proviamo a montare anche la sua cover, a vedere se ne migliora il grip, perché effettivamente questo telefono sta decisamente bene in mano, perché con i suoi 5 pollici è davvero pratico da tenere in mano. I bordi arrotondati, però è anche terribilmente scivoloso, sembra un pranzino. Ora inseriamolo nella cover, che come avevamo detto prima, appunto è trasparente, quindi vi rimarrà il colore del telefono sotto. Eccola, il quadrante a orologio è decisamente elegante. Come vedete, si risveglia il telefono aprendo la cover. Vediamo se dà anche altre funzioni. Dà solo la musica come funzione da poter interagire dalla cover. Non dà null'altro. Grazie per averci seguito, grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci.